È stata una buona partita da parte di tutta la squadra. Abbiamo interpretato bene questa gara. Come abbiamo ben visto nelle ultime giornate, le squadre che stanno lassù stanno faticando un pochettino con le outsider, diciamo un po' così, però queste sono le partite più difficili, i punti più pesanti, e oggi siamo riusciti subito a indirizzarla. Il mister ha detto: siamo scesi in campo per prenderci la partita, ce la siamo presa, così è stata. Convinzione e determinazione, non è mancato niente oggi. Sì, sappiamo che in questi due turni dobbiamo sfruttare al massimo l'occasione perché giochiamo due partite in casa, quindi per noi era determinante dare oggi una risposta, ora aspettiamo la risposta degli altri, ma noi sappiamo che ci aspettano sette finali, in queste due partite diciamo che si potrà capire un pochettino qualcosa e oggi noi siamo presenti e siamo lì. Dietro si subisce poco, l'abbiamo chiesto a tutti, non si prende gol dall'Alessandria, quello è un punto importante per una squadra che vuole vincere il campionato. Sì, tranne l'episodio col Sul Tirol che siamo andati sotto dopo 3 minuti, non è sempre facile poi rimontare le partite e ribaltarle. Siamo stati bravi a portare anzi un pareggio importante a casa. Se avessimo fatto pure così col Como eravamo pure in testa sia 2 settimane fa. È importante non prendere gol perché le squadre contro di noi partono subito forte e noi dovremmo cercare sempre di partire più forti di loro per indirizzare la partita. Poi siamo stati bravi a trovare il doppio gol all'inizio del secondo tempo e la partita poi è stata un crescendo. Il mister ha detto che sono segnali, quelli come la settimana scorsa, il pareggio nostro, il pareggio degli avversari all'ultimo minuto. E oggi siamo in testa, due turni loro, insomma, tutto può cambiare in un minuto. Avete la consapevolezza che magari settimana scorsa qualcosa può essere successo? Sì, possono essere segnali, ma allo stesso tempo devono essere sfruttati da parte nostra, perché se i segnali arrivano e noi non rispondiamo subito presente con i 3 punti, non conta niente. Oggi è fondamentale vincere, ci aspetta ora una settimana importante perché abbiamo il Real Vicenza in casa e domani aspettiamo quello che fanno le nostre avversarie. La maglia titolare per te è particolarmente significativa perché è rientrato Tigma, ma il mister ha voluto darti una, come dire, una testata di stima mettendoti anche nella corsia opposta dove avevi fatto già direi abbastanza bene tra ottobre e novembre. Sì, oggi il mister ha deciso di mettermi a sinistra, ma a prescindere dalla posizione, da quello che si fa, è importante essere determinati perché ci aspetta un obiettivo troppo importante che può cambiare la nostra vita, la nostra carriera e soprattutto per la gioia dei tifosi ritornare in quel palcoscenico che il Novara sia come tifosi che come società merita. Si dice di guardare solo al Novara, lo ripete spesso il mister, ma Alessandria e Pavia, c'è qualcuna che vi può impensierire un po' di più oppure? Cioè, io non dimenticherei anche il Bassano perché dopo di noi era a 7 punti e poi ha detto presente con vari successi, soprattutto fuori casa. Oggi ha vinto di nuovo. Il Bassano è lì, deve incontrare l'Alessandria. Il Como è rientrato nella zona playoff e deve incontrare sia il Pavia che l'Alessandria. Sono tutte partite importanti. Noi dobbiamo fare il nostro e poi se gli altri sbagliano, ben venga. Ricordo dopo Bassano, ti ho chiesto se è stato il gol più bello della tua carriera. Tu mi hai guardato e mi hai detto: speriamo possa essere il più importante. È stato quasi profetico perché nessuno si aspettava che il Bassano potesse ritornare a vincere e correre così tanto. Sembravamo che proprio noi l'avessimo ucciso definitivamente, e invece ha gli stessi punti delle prime in classifica. Sì, allo stesso tempo col Bassano stesso, con tutte le altre che stanno lassù, sfruttiamo pure il fattore scontro diretto, quindi siamo davanti rispetto a tutti e quindi ad oggi, stasera ci godiamo il primato, domani come detto aspettiamo e poi prepariamo una settimana importante con Real Vicenza.